Aprirono Gargallo il sit-in e lo sciopero della fame di 10 operai della fabbrica dell'amianto, in appello ribaltata la sentenza sui prepensionamenti. Una sentenza che potrebbe rimettere in discussione le vittorie conquistate nella guerra contro le morti d'amianto è quella della Corte d'Appello di Catania, contro la quale protestano 10 operai che manifestano, facendo anche lo sciopero della fame, davanti al municipio di Priolo Gargallo. Il servizio dell'inviata Lucia Basso. Abbiamo scelto lo sciopero della fame perché gli effetti di questa sentenza saranno devastanti. Protestano da 9 giorni qui davanti al Palazzo Municipale di Priolo Gargallo i lavoratori dell'ex Industrie Meccaniche Siciliane, dove per 20 anni hanno respirato amianto. La Corte di Appello di Catania, accogliendo le osservazioni dell'INPS, ha annullato gli effetti della sentenza di primo grado del Tribunale di Siracusa, che aveva accertato con il consulente tecnico la presenza della fibra killer e riconosciuto il diritto al prepensionamento a 10 operai. La nuova sentenza precluderà la possibilità di usufruirne anche ad altri colleghi in attesa di giudizio. Con questa sentenza io dovrei perdere la pensione, non ho niente, restituire 4 mesi di pensione, restituire tutti gli arretrati che mi hanno percepito per i diritti acquisiti con la prima sentenza. Se mi tolgono la pensione io non ho nessun reddito, niente. Il Ministero del Lavoro, per dirimere divergenze e contrasti, con atti di indirizzo aveva dettato all'INAIL le linee guida generali. Non erano però stati presi in considerazione i siti a rischio amianto in Sicilia. Mantova e Taranto, gruppo Belleli, nelle nostre attività sono stati riconosciuti all'esposizione amianto e Priolo Gargallo, dove operiamo sempre per gruppo Belleli, siamo dovuti intervenire e andare a livello legale a cercare i diritti che già altri nostri colleghi con le nostre stesse mansioni hanno avuto. Il Comitato Provinciale dell'Osservatorio Nazionale Amianto annuncia battaglia. Ci portiamo la nostra battaglia in Cassazione. Se il Ministero prendesse posizione ci sarebbe la possibilità di accedere a un giusto diritto così come nel resto d'Italia. Sciopero della fame e proteste davanti al municipio di Priolo Gargallo. Così manifestano i lavoratori delle ex Industrie Meccaniche Siciliane. La sentenza della Corte d'Appello di Catania ha ribaltato la decisione di primo grado che li riconosceva vittime dell'amianto. Lucia Basso. Con questa sentenza io dovrei perdere la pensione, non ho niente. Restituire 4 mesi di pensione, restituire tutti gli arretrati che mi hanno percepito per i diritti acquisiti con la prima sentenza. Sciopero della fame e sit-in davanti al municipio di Priolo Gargallo dei lavoratori delle ex Industrie Meccaniche Siciliane, dove per 20 anni hanno respirato amianto. Protestano da giorni dopo la sentenza della Corte di Appello di Catania che, accogliendo le osservazioni dell'INPS, ha annullato gli effetti di quella di primo grado del Tribunale di Siracusa, che aveva accertato con il consulente tecnico la presenza della fibra killer e riconosciuto il diritto al prepensionamento a 10 operai. La nuova sentenza precluderà la possibilità di usufruirne anche ad altri colleghi. Per coloro i quali non erano in pensione praticamente cancellerà l'accredito contributivo che aveva erogato. Il Ministero del Lavoro, per dirimere divergenze e contrasti, con atti di indirizzo aveva dettato all'INAIL le linee guida generali. Non erano però stati presi in considerazione nei siti a rischio amianto in Sicilia. Mantova e Taranto, gruppo Belleli, nelle nostre attività sono stati riconosciuti all'esposizione amianto e Priolo Gargallo, dove operiamo sempre per gruppo Belleli, siamo dovuti intervenire e andare a livello legale a cercare i diritti che già altri nostri colleghi con le nostre stesse mansioni hanno avuto. Il Comitato Provinciale dell'Osservatorio Nazionale Amianto annuncia il ricorso in Cassazione e lancia un appello. Se il Ministero prendesse posizione ci sarebbe la possibilità di accedere a un giusto diritto così come nel resto d'Italia.